Bene, buonasera, benvenuti, bentornati al Circolo Tennis Rocco Polimeni da parte del Presidente del Consiglio Direttivo e un benvenuto speciale, lasciatemelo dire, alla dottoressa Valentina Clemente, che siamo veramente contenti di ospitare qui stasera insieme, come sempre, con la solita sinergia positiva insieme al Circolo Reggio Miuli, per questa bellissima serata su un tema coinvolgente, su un tema attuale come quello delle elezioni americane e del presidente Joe Biden. Devo dire che il suo libro, che io ho avuto modo di leggere, come le ho accennato nel breve incontro precedente per motivi di lavoro, perché mi sono occupato del voto degli Stati Uniti dal punto di vista del diritto, è un libro che ha portato fortuna al presidente Biden, perché è uscito il 30 settembre, se non vado errato, del 2022, a ridosso delle midterm election, i cui pronostici non erano molto favorevoli, che invece sono andati, se non bene, diciamo, hanno avuto un buon risultato per il presidente Biden. E le elezioni americane sono certamente le elezioni più appassionanti e seguite al mondo, godono di peculiarità uniche, e penso in particolare al voto elettronico, ripeto, per motivi di lavoro, ma anche semplicemente al sistema dei grandi elettori, che rende anche il sistema elettivo americano, penso di poter dire, più difficile e complicato di quello italiano. Non rubo quindi altro tempo, perché sono curioso in primis io di ascoltarla, e cedo subito la parola al Presidente Bova con il nostro consueto saluto breve, ma non prima di consegnare il nostro gagliardetto del Circolo Tennis Rocco Polimeni, la nostra ospite, per testimoniarle il grande piacere che abbiamo ad averla qui con noi stasera. Io direi di passare la parola a Irene Pignata, che è stasera nostra ospite, la presidente del Panathlon Club di Reggio Calabria e la presidente che collabora attivamente anche alle nostre iniziative, che è sempre presente in tutte le nostre serate. Irene, a te la parola per un saluto. Buonasera a tutti, grazie Pino Bova, il Presidente è sempre gentilissimo, diciamo io mi sento molto forte di questa sinergia che si è creata ancora prima di me con il past president Tonino Raffa, e che continua e penso che continuerà a lungo, perché Reggio Miuli effettivamente non fa altro che diffondere la cultura in questa nostra terra meravigliosa e portare degli autori che, come ho appena scoperto, la dottoressa non era mai venuta qui a Reggio, grazie a Pino Bova l'abbiamo qui, l'abbiamo portata qui in riva allo stretto, quindi sicuramente è una grossa soddisfazione per noi, per tutta la Calabria. Sono convinta che Valentina Clemente sia effettivamente, incarni perfettamente gli ideali del Panathlon, perché come ho avuto modo di discutere prima in privato, sicuramente il fatto di essere un atleta, di aver combattuto con tenacia e percorso una strada, fatto un percorso difficile, lungo, impegnativo, con la coscienza e la conoscenza di sé, dei propri limiti, è importantissimo, ed è una cosa che si riesce a fare, secondo me, soltanto quando effettivamente si è provata questa esperienza di approcciarsi allo sport in maniera positiva e in maniera concreta. Lei, oltre ad essere una bellissima donna, è una scrittrice, una giornalista, è anche una sportiva, perché ha una passione grandissima per la danza che l'ha accompagnata fin da piccola. Quindi sostanzialmente io ho ritrovato in lei me con le mie passioni e il Panathlon con i suoi ideali. Quindi ringrazio Pino Bova per questa opportunità, e ringrazio la dottoressa Clemente che è qui con noi e che sicuramente ci incanterà con i suoi racconti, dove tra l'altro nel libro, non ho letto, ho spulciato, si parla anche di sportivi di un certo calibro, quindi onestamente sarà una bellissima esperienza. Buona serata a tutti. Grazie davvero, grazie a Marco Schirripa, che rappresenta questa sera il Circolo del Tennis, grazie a Irene Pignata, grazie a tutti voi per la vostra presenza. È la seconda serata dei nostri caffè letterari e noi ringraziamo questa sera per aver accolto il nostro invito Valentina
Clemente, una telegiornalista di Sky, ma con lunga esperienza alle spalle, intanto corrispondente per Al Jazeera e poi altre testate, altre esperienze svolte in America, e poi, come tutti sapete, svolge questa attività di giornalista professionista nei canali di Sky. E ha al suo attivo questo libro importante che ha scritto proprio per avere vissuto in presa diretta la vita e la società americana e per avere seguito anche in maniera molto attenta le vicende politiche che hanno riguardato quel paese, le elezioni in particolare di Joe Biden e tutte le difficoltà che ha questo presidente nel raggiungere gli obiettivi che si era prefissato, voi un po' per la pandemia, voi per le divergenze interne e voi anche per altri problemi legati per esempio alla guerra in Ucraina. Tutto questo ovviamente non fa che incidere anche sugli obiettivi che si era proposto Joe Biden, che a metà del suo mandato accusa anche qualche difficoltà, fermo restando i problemi della società americana che non sono del tutto mai superati con lo slancio che tutti ci aspettiamo da una società che fa della libertà la propria stessa vita. Ora noi stasera ne parleremo, abbiamo con noi Tonino Raffa, giornalista sportivo della RAI, voi lo conoscete da tanto tempo. Abbiamo Samantha De Martin, che è giornalista di Italia in Forma, e poi abbiamo Anna Foti, giornalista professionista, anche lei per la C. Dunque stasera avremo possibilità di continuare un discorso che abbiamo cominciato la settimana precedente parlando di Putin. Questa sera parleremo di Biden. Biden, primo tempo, il libro di Valentina Clemente. Siamo qui con Tonino Raffa. A te la parola. Grazie Presidente, grazie a tutti, buonasera anche da parte mia. Come accennava Pino Bova, il calendario dei caffè letterari del Regium Iuli in questo 2023 si muove su una linea di continuità rispetto ai grandi eventi che agitano la scena internazionale, lo scacchiere internazionale. Abbiamo avuto lunedì scorso Elena Kostyukovic, che ci ha parlato di tutte le cose che girano nella testa di Putin. Stasera con una giovane autrice parleremo dell'America di Biden a metà mandato, anzi a tre quarti del mandato, perché già nel 2024 in America si tornerà a votare. Con questo libro lei ci prende per mano e ci offre un racconto da vera giornalista. Perché questo? Perché il primo tempo di Biden inizia con l'Election Day del 2020, del novembre del 2020, e poi comincia ad agitarsi in maniera turbolenta nel gennaio successivo, quando il 6 gennaio proprio del 2021 succede la cosa più imprevista, cioè quello che non era mai accaduto. Trump non si rassegna alla sconfitta e lancia dei proclami attraverso messaggi televisivi, attraverso i social, e quei proclami suonano come una chiamata alle armi. Valentina Clemente cosa fa? Fa esattamente la giornalista, intanto perché ha un bagaglio di esperienza notevole. Lei è nata a Padova, dove ha cominciato a studiare. Poi ha perfezionato i suoi studi a LUCLA, l'Università della California. Ha lavorato all'American Enterprise Institute con Emanuele Ottolenghi. Cioè ha lavorato, non è che ha fatto uno stage, ci ha lavorato. E poi collabora con Al Jazeera, che tutto sommato è il network formativo più grande del mondo asiatico, quasi per importanza quasi come la CNN americana, e fa questa narrazione puntuale che non capita oggi, perché badate bene, l'avvento di internet
ha legittimato l'uso del copia e incolla, cioè gente che copia, trasporta pareri tra virgolette e pensa di fare il giornalista. No, lei l'ha fatto sul serio, perché era in servizio in quel 6 gennaio del 2021, era al suo posto alla scrivania di Sky, improvvisamente vede quello che succede, cioè da una entrata non sorvegliata del Campidoglio a Capitol Hill, che è il quartiere di Washington nel quale sorge proprio la sede del Congresso americano, e vede quello che succede. Da un ingresso laterale non controllato dalla Guardia Nazionale, i seguaci di Trump invadono il Campidoglio e lei minuto per minuto registra tutto dalla sua scrivania di Sky. Alle 11.07 succede questo, alle 11.30 segue questo annuncio, alle 11.45 si scatena quest'altro episodio, e lo può fare solo perché quei luoghi li conosce, li ha visitati, ci ha lavorato, e quindi il suo racconto è estremamente preciso, estremamente puntuale. Ecco, lei ha vissuto tutto questo, e il libro racconta questo primo tempo di Biden, nel quale dopo l'insediamento fa un discorso e dice: il mio desiderio è quello di ricompattare questo paese, di riunificare questo paese, ma si troverà di fronte ad una serie di eventi imprevisti. Dovrà affrontare l'emergenza del Covid, intanto c'è l'emergenza dell'immigrazione, perché molti immigrati premono ai confini del Messico e del Texas, e quindi deve affrontare quest'altra grana in un paese, ripeto, che è pieno di tante contraddizioni, un paese dove c'è ancora il razzismo, la violenza delle forze di polizia sulla popolazione di colore. C'è la vicenda dell'Afghanistan, perché viene contestato per l'abbandono dell'esercito statunitense in Afghanistan. Arriva la guerra in Ucraina e deve fronteggiare una serie di questioni delicate. In più la crisi economica pesa pure quella. Ecco, nel libro lei riassume tutto questo con una straordinaria dovizia di particolari, e fa anche un'analisi, mi accennava prima il nostro amico delegato alla cultura per lo sport, per il circolo Polimeni, un'analisi precisa del complesso meccanismo delle elezioni americane, che a noi sembrano una cosa semplice, perché pensiamo che una volta avuto un voto in più, poi alla fine il presidente eletto è quello. No, invece si arriva attraverso un processo in più fasi, che passa attraverso le primarie, che durano 5 mesi con comizi in tutti i 50 stati dell'America, poi arriva all'election day, perché non è il popolo che vota esattamente il presidente, sono i grandi elettori, quindi l'election day per l'elezione dei grandi elettori, e poi la riunione del collegio dei grandi elettori che sceglie il presidente. E il collegio dei grandi elettori, se non sbaglio, correggimi, è composto da 538 esponenti, sono 400 per la Camera, gli altri sono per il Senato, altri 100 per il Senato, e 3 mi pare che siano dello Stato della Columbia. Quindi la suddivisione è piuttosto articolata, il meccanismo è complesso. Lei lo illustra perfettamente, cioè fa capire come si arriva all'elezione del presidente di un paese che è un modello alla fine per tutto il mondo, naturalmente, no? E allora, e spiega anche Valentina Clemente come nella scelta del presidente degli Stati Uniti d'America pesano gli opinion leader, le first lady, cioè le Michelle Obama, il peso che ha avuto Nancy Pelosi, del personaggio del quale lei fa una descrizione dettagliata. Nancy Pelosi ha origini italo-americane ed è la speaker della Camera, è stata per tantissimi anni, e lei analizza il profilo di questi personaggi e dice quanto pesano nelle elezioni americane anche le opinioni delle first lady, dei grandi protagonisti dello sport, della grande imprenditoria, cioè il peso che hanno nella scelta del presidente. E alla fine conclude
con un motto che lei ha scelto, lo vogliamo dire? Lasciamo una sorpresa. Ecco, va bene, lo diremo dopo. Comunque è un motto che si riferisce ai sogni, dice state aggrappati ai sogni. Lei aveva una serie di sogni e nonostante la giovane età, secondo me li ha già realizzati. Sognava di fare sognava di fare la giornalista e fa la telegiornalista Sky, la conduttrice di Sky TG 24. Coltivava il sogno americano e va e viene dall'America, dove ha studiato e ha lavorato. Forse il terzo sogno era un libro, e lo ha scritto e lo presenta per la prima volta qui in Calabria. Ha scelto di stare con noi in questa occasione per parlarci di un paese nel quale tutto quello che sembra surreale può essere reale e quindi interessa ciascuno di noi. Io per il momento ho concluso, scusate se sono stato lungo, però mi sono sfogato. Ed ora ascoltiamo dalla viva voce di Valentina Clemente la sua storia, la storia di questo paese che si chiama America e che oggi ha un presidente che corre per avere il secondo mandato. Allora, innanzitutto buonasera a tutti voi, grazie per essere qua, per essere venuti ad ascoltarci. È sempre molto emozionante per me parlare di questo libro, perché oltre ad essere il mio primo libro parla dell'America, che prima di tutto è una mia grandissima passione. Quando mi chiedono ma da dove arriva questa tua passione, la mia risposta è non lo so, ce l'ho da sempre, e quindi è qualcosa che coltivo, che ho continuato a, che è cresciuta dentro di me e che poi ho avuto la fortuna di poter coltivare nel corso degli anni. Io ho frequentato una scuola americana e grazie ai miei genitori che sono stati lungimiranti, questo sicuramente, quindi io sarò eternamente grata a mamma e papà perché hanno visto in me questa passione e mi hanno sempre spinta a coltivarla. E poi ho fatto parte dei miei studi universitari appunto tra Los Angeles e Washington, che oramai sono due città a cui sono molto legata. A Los Angeles torno ciclicamente almeno 2-3 volte l'anno, quest'anno ci sono già stata 4 volte e non è ancora finito l'anno, quindi c'è sempre la possibilità che io ci ritorni nell'autunno. E quindi questo libro per me rappresenta tante cose, rappresenta la passione, come vi dicevo, e rappresenta anche un modo per raccontare che cos'è l'America. Perché l'America è un paese che da fuori può sembrare molto semplice, ma è tutt'altro che facile. È un paese pieno di contraddizioni, è un paese ricco di possibilità. Io stessa posso dire che gli anni che ho trascorso negli Stati Uniti mi hanno fatta crescere come persona, come professionista, ma anche come donna, perché ti forgia il carattere vivere in un paese come gli Stati Uniti, perché se ci sono le qualità per poter emergere, ci sono tutte le possibilità per farcela, però bisogna sapersi difendere, bisogna saper crescere, bisogna saper utilizzare al meglio i propri talenti. Quindi ho cercato in questo libro innanzitutto di raccontare e mettere un po' di ordine in quello che si sa dall'esterno dell'America. E diciamo che tutto è nato proprio la sera del 6 gennaio del 2021, quando appunto io ero in redazione a Sky TG 24, ero in onda al telegiornale. Quindi immaginatevi, vediamo le immagini che arrivano dall'America e io lì per lì non potevo crederci, perché erano luoghi, come veniva detto poco fa, che io conoscevo benissimo. Ci andavo quando ero all'università, ci andavo ogni giorno, quando vivevo appunto a Washington. E era strano per me vedere che qualcuno riuscisse a oltrepassare dei confini che erano invalicabili, almeno sulla carta. Quindi io lì mi sono detta, io adesso sono in diretta al telegiornale e devo spiegare a delle persone che si fidano di quello che dico io, che cos'è l'America, che cosa sta succedendo, chi sono queste persone. Allora immaginatevi appunto la velocità, perché il tempo non c'è. Bisogna organizzare i pensieri, bisogna essere chiari, perché io parto sempre da un presupposto quando sono in onda al telegiornale, che chi mi guarda, qualsiasi persona, ha la stessa dignità. Quindi tutti devono comprendere tutto quello che dico. Da chi ha 10 lauree a chi invece ha un titolo scolastico ben inferiore.
e questo non fa di una persona diciamo più o meno dignitosa. No, tutti hanno la stessa dignità, tutti hanno lo stesso diritto di comprendere quello che dico e di capire quello che sta succedendo. Quindi io mi sono messa, ho messo un po' di ordine nei miei pensieri e ho iniziato a raccontare chi fossero quelle persone, perché quel luogo è così importante, dove si trova, perché spesso se si ha la fortuna di conoscere i luoghi bisogna anche localizzare dove si trova quel luogo, perché è così importante per la cultura americana. Quindi da lì mi sono detta, forse può essere una buona idea mettere ordine appunto nei pensieri che si hanno dell'America, perché poi, come dicevamo prima, quando ci sono le elezioni americane ci appassioniamo un po' tutti quanti. Allora, per me, vi posso dire, è un po' come il giorno di Natale, perché è come se io aspettassi Babbo Natale a novembre di ogni 4 anni, perché le elezioni di metà mandato sì, sono interessanti, ma sì, le seguo con piacere ovviamente, però le elezioni del presidente si fanno le nottate, si parla con gli amici, quindi tutti quanti a novembre di ogni 4 anni ci mettiamo lì e tiriamo fuori qualcosa anche a tavola, anche con le persone più impensabili, e iniziamo a parlare di elezioni americane. Quindi ho detto, forse è il caso di mettere un po' di ordine, di scrivere qualcosa senza giudizio, perché ognuno di noi deve farsi la propria opinione su quello che accade negli Stati Uniti, di raccontare le figure di Donald Trump e Joe Biden, che negli ultimi anni hanno dominato la politica americana e probabilmente anche nei prossimi domineranno insomma la politica interna americana. E io ho avuto la fortuna di lavorare con una persona, appunto quando lavoravo a Washington DC e nel frattempo frequentavo anche dei corsi universitari, che per 4 anni è stato lo speechwriter di Donald Trump, quindi ha scritto i discorsi di Donald Trump. E mi sono successe delle cose abbastanza surreali quando scrivevo questo libro. Una sera ero a Sky, mi arriva una telefonata dagli Stati Uniti, vedo il prefisso e dico, ma che strano, non può essere un centralino che mi vuole vendere chissà che cosa. Bene, era questo mio amico Vince Haley, che per anni è stato l'assistente dello speaker della Camera, che si chiama Newt Gingrich, che è l'attuale marito dell'ex ambasciatrice presso la Santa Sede degli Stati Uniti, Callista, che mi diceva, Valentina, io per 4 anni ho scritto i discorsi di Donald Trump, e io, piacere, bello da sapere, e mi ha dato un sacco di informazioni, di cui io non ero a conoscenza, perché ovviamente chi lavora in un sistema e non diffonde le informazioni sa cose che io dall'esterno, per quanto possa essere appassionata e attenta alla ricerca, non posso sapere. Quindi questo libro, diciamo, è frutto di tante cose, sicuramente dalla necessità di mettere un po' di ordine e di fare, diciamo, fornire gli elementi a tutti per comprendere la politica americana. Poi ognuno di noi la penserà come preferisce, non sarò certo io a dirvi è giusto o sbagliato quello che pensate, assolutamente no. E poi cercare di raccontare l'America da vari punti di vista, perché l'America non è solo, la politica americana è fatta di tante cose, è fatta di sportivi che sono molto influenti per quanto riguarda anche il voto dei giovani, le star, i cantanti. Noi non ci rendiamo conto quanta importanza abbia un artista come Harry Styles, che noi conosciamo perché è un cantante che faceva parte di One Direction. Io stessa ero una fan, anche se ho qualche anno in più rispetto all'età media delle fan degli One Direction, però è un artista britannico che negli Stati Uniti è riuscito a smuovere folle di giovani che si sono andati a registrare per andare a votare. E questo è molto importante, spesso non si conosce il ruolo della star, del cantante, dell'artista negli Stati Uniti. Lo sportivo, parlavamo prima di basket, io sono una grande appassionata di basket NBA, e quando parlavamo prima, insomma, ho scoperto che Kobe Bryant è stato qui con il papà, no? E io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di intervistarlo nel 2016, e quindi parlo degli sportivi, del ruolo dei giocatori di basket che negli Stati Uniti sono importantissimi. Parliamo di un LeBron James che probabilmente quando smetterà di giocare potrebbe eventualmente candidarsi come potenziale candidato di colore dopo Barack Obama, no? Alla presidenza.
E poi ci sono tante, tante piccole passioni dentro, parlo di politica estera, di politica interna, parlo del sistema elettorale americano che è complessissimo, perché ricordiamoci sempre che un presidente, anche se perde il voto popolare, può diventare presidente, quindi se la gente vota per un candidato non è detto che quel candidato, se ottiene la maggioranza dei voti della gente, diventi presidente. No, è successo così con Hillary Clinton, che aveva vinto il voto popolare, ma i grandi elettori, quindi i voti che contano, sono stati dati a Donald Trump e quindi ha vinto Donald Trump. Poi giustamente uno si può chiedere, vabbè, però se non hai il sostegno della gente come fai ad andare avanti? Si può fare tutto. L'esempio è Donald Trump, che comunque 4 anni dopo le elezioni di metà mandato è uscito un po' acciaccato, però poi gli altri 2 anni li ha fatti. Non è stato riconfermato, però insomma probabilmente tornerà tra un annetto, chissà, vedremo cosa succederà nel 2024. Non voglio dilungarmi troppo perché io poi quando parlo di America potrei andare avanti per ore e ore e ore, proprio perché partiamo dal punto iniziale, è una mia grande passione, quindi mi piace condividere la mia passione. Tutto qua. Poi non mi fermo, non so se volete aggiungere qualcos'altro. Cominciamo con qualche domanda che fa Anna Foti, che ha approfondito questo tuo libro, quindi vediamo. Buonasera, bentrovata, buonasera. È un piacere conoscerti, ti do del tu perché ti vedo veramente assolutamente giovane. E complimenti, la disamina che ci offri in questo libro è sicuramente una cosa molto sui generis, qualcosa che non possiamo rintracciare in altre pubblicazioni, quindi è sicuramente molto interessante. La passione che hai per questo paese si vede e si vede anche, traspira assolutamente anche dalle pagine. E mi ha colpito molto che si parla molto di Trump in questo libro, che si intitola invece, che il titolo lascerebbe intendere che ci concentriamo su questa prima fase del mandato presidenziale di Biden, invece si parla molto di Trump, però chiaramente leggendo si comprende il motivo, perché tu in molti passaggi dici non si può raccontare una realtà, lo hai detto poc'anzi, che lo hai fatto a distanza perché la conoscevi, e quindi probabilmente arrivare a capire oggi questo mandato come sta andando non può prescindere da un'analisi di una presidenza come è stata poi anche quella di Trump, un personaggio assolutamente fuori ogni schema, che come giustamente tu hai in più passaggi sottolineato, un 45esimo presidente degli Stati Uniti che ancora si firma così nelle mail che manda, con gli account bloccati, lui continua comunque a fare i suoi proseliti, le sue comunicazioni, diciamo, urbi e torbi tramite mail con questa intestazione, che ha gli account bloccati ma che comunica con una forza veramente dirompente. Scott Fitzgerald, come tu giustamente hai ricordato, dice non ci sono secondi atti nella vita americana, lui ha sfatato anche questo diktat in qualche modo, e Trump c'è in questa vita americana, c'è ancora oggi. Io non voglio dilungarmi perché veramente ci sarebbero tante le osservazioni molto interessanti, io volevo sottoporti una riflessione, una domanda. Mi piacerebbe sapere dal tuo osservatorio, che è così qualificato e così addentrato soprattutto, che rapporto c'è a questo punto tra la verità e la politica negli Stati Uniti? Questo è un binomio che mi interessa molto, che da un lato mi inquieta, dall'altro mi affascina. Io vengo un po' anche da quella che era l'idea di Hannah Arendt, secondo la quale verità e politica sono due parallele che non si incontrano mai, per cui attenzione a quello che il potere dichiara, a partire dal presupposto che non è vero. Cioè, due cose. Però chiaramente questo stride profondamente con la democrazia. E vado anche a una seconda suggestione che un po' si riallaccia a quello che ponevi in evidenza poco fa, e cioè che negli Stati Uniti, che noi riteniamo la democrazia più potente e più grande del mondo, non è il voto popolare che determina la carica più importante del globo. E quindi un po' ci fa pensare, noi nel nostro sistema elettorale lo elegge il Parlamento, forse siamo meno ipocriti, almeno insomma ci sono i grandi elettori, non è un mandato, cioè non è un'elezione diretta dell'elettorato, del popolo, mentre lì comunque sulla carta lo è, però di fatto non lo è. Quindi questi due aspetti, verità e politica, è come una democrazia può essere non determinata dal popolo. Adesso è acceso? Sì. Allora, sono due domande tostissime, proprio grosse, però un pochino alla volta vediamo di, di mettere tutto in ordine. Allora, innanzitutto partirei dal tema verità e politica, che partendo proprio da una figura chiave, Donald Trump, che di verità
ha chiamato Verità un suo social media, perché pensiamo Truth è il nome del social media che ha creato Donald Trump quando gli hanno bloccato gli account di Twitter, Facebook, YouTube, eccetera. Ha detto: sapete cosa? Io per parlare con i miei sostenitori creo un mio social media e lo chiamo Verità. E già questo è abbastanza sui generis, perché è un presidente che comunque sulla carta ha perso delle elezioni e che nonostante tutto ha continuato a dire no, le elezioni mi sono state rubate, perché lui il participio passato proprio che usa il verbo è rubare, rubato, e non passa giorno che lui non sottolinei questo concetto. Quindi nell'assurdità, se vogliamo definire così, della sua posizione, lui è pur sempre coerente, quindi lui crede che quella sia la sua verità. La politica di Donald Trump è basata sul concetto di verità. Quando lui attacca Joe Biden, poi tutto è discutibile, non stiamo qui a dire Donald Trump sta dicendo la verità, Donald Trump sta dicendo il falso. Ci sono dei dati oggettivi su cui non si può discutere, il numero finale, insomma, le elezioni che sono state certificate, che hanno visto la vittoria di Joe Biden, sono i numeri che parlano, non possiamo, ovviamente su quello non possiamo discutere. Però sul tema di verità Donald Trump ha fatto una campagna elettorale quando ancora non c'era bisogno di fare una campagna elettorale, cioè lui in campagna elettorale dal giorno in cui gli hanno detto tu hai perso le elezioni, quindi sono ormai 3 anni che si sta preparando al 2024, ancora prima che ufficializzasse la sua candidatura proprio alle elezioni dell'anno prossimo. Quindi in un paese come gli Stati Uniti, con una figura fuori dagli schemi, come giustamente dicevi, come Donald Trump, verità e politica si sono mescolate in un frullato, secondo me, se mi passate il termine, estremamente pericoloso. Esplosivo, bravissima, hai usato l'aggettivo perfetto. Perché Donald Trump porta avanti la sua posizione e ci sono persone che ci credono. E questa è la cosa che deve essere interessante da sottolineare, perché lui nonostante tutto porta avanti la sua posizione e ha uno zoccolo duro di persone che giornalmente inviano anche 5, 10, 20 dollari per sostenere la campagna elettorale in vista del 2024, e non è un elemento da sottovalutare. Quando Donald Trump è stato accusato, e c'è stato l'anno scorso, ad agosto dell'anno scorso, quindi oramai quasi un anno fa, un controllo da parte dell'agenzia di sicurezza, o comunque degli agenti, dei secret agents, nella sua casa di Mar-a-Lago in Florida, che hanno trovato dei documenti classificati, tutti i sostenitori di Donald Trump non si sono indignati perché l'ex presidente aveva dei documenti classificati a casa sua, cosa che non è assolutamente permessa dalla legge, e non si sono indignati, no, hanno detto no. Dobbiamo sostenere Donald Trump in questa politica contro Joe Biden, che lo vuole fare fuori. Quindi in questo caso, e ritorniamo al concetto di verità, con Donald Trump che ricomincia a dire no, c'è Joe Biden che sta facendo di tutto per mettermi fuori, io dico la verità perché a me sono state rubate le elezioni, io ho la verità. E dal suo social Verità, torniamo sempre lì, Truth, continua a fare i suoi proseliti, e vi assicuro che io sono iscritta alla mailing list e le email arrivano con cadenza molto precisa, arrivano la mattina, pomeriggio, la sera, la mattina quando mi sveglio trovo circa 5-6 email in cui Donald Trump chiede costantemente sostegno economico, perché ricordiamoci sempre che per fare una campagna elettorale negli Stati Uniti servono tanti soldi, ma proprio tanti, e chi ne ha va avanti nel percorso. Chi poi si ferma è perché non ha più soldi. Cioè, è inutile che ci giriamo tanto intorno, dobbiamo andare in fondo alla questione. Non è detto che chi arriva a essere il candidato per il partito democratico o repubblicano, perché sono due partiti, sia effettivamente il candidato più forte. Magari il candidato che è stato sostenuto economicamente di più dalla gente. E in questo caso Donald Trump sta messo benissimo, più di Ron DeSantis, che è questo giovane Aitante governatore della Florida che sembra essere un possibile sfidante di Donald Trump. Non lo so, vediamo. E ecco, mi sono ovviamente già persa. Per quanto riguarda il tema della democrazia, e anche qui torniamo,
È un argomento molto complicato, nel senso che io credo che negli ultimi anni tutti i concetti di democrazia, potere, libertà, verità in un paese come gli Stati Uniti, con una figura come Donald Trump, sia stato tutto messo in disordine, sia stato fatto un melting pot di cui nessuno era pronto ad affrontare, perché come giustamente sottolineavi è una figura fuori dagli schemi che nessuno si aspettava, è stato scelto probabilmente dalla gente perché era, non era figlio della politica americana, è un imprenditore più o meno di successo, possiamo, perché anche lui ha avuto alcuni problemi con la giustizia, insomma anche a livello economico, però è una figura che non era legata alle classi della politica. Hillary Clinton ha pagato questo soprattutto nel percorso elettorale, poi alle scorse elezioni, perché era la moglie di un ex presidente, e gli americani si erano stancati di vedere le dinastie di famiglie, le dinastie al potere negli Stati Uniti. Donald Trump ha rotto un po' tutti gli schemi, ha rotto anche i sistemi di comunicazione, quindi nel bene o nel male Donald Trump è stato un elemento di rottura per il paese, e dal momento in cui lui è sceso in campo, vi assicuro c'è una copertina del Time Magazine di 8 o 9 anni fa, non mi ricordo, in cui c'è Donald Trump nel suo studio e il titolo è Deal with it, che letteralmente vuol dire stateci, adesso tocca a me, della serie, adesso arrivo io e cambio tutto. Ed è successo così, quindi ripeto, non stiamo qui dicendo ha fatto bene o ha fatto male, ma è stato un elemento di rottura, anche per il concetto di democrazia negli Stati Uniti, perché è riuscito a fare cose che erano impensabili. Pensare che dei suoi sostenitori sono riusciti ad entrare nel tempio della democrazia è incredibile, cioè non ci si può pensare. Io stessa dicevo, ma non è possibile, sembra un film surreale, un film di fantascienza, ed era tutto vero. Ed ora passiamo la parola a Samantha De Martin, altra giornalista impegnata con Italia in Forma, con Arte In, il Millimetro, insomma una serie di esperienze interessanti. Ecco, Samantha farà anche lei alcune domande. Grazie, buonasera. Grazie Valentina, perché veramente leggere Biden è come guardare la sua conduzione, di una chiarezza disarmante. Ed è per questo che il libro è un libro per tutti. Voi direste, vabbè, mi potete chiedere, sì, da leggere sotto l'ombrellone anche, perché devo dire che è interessante, ci fa entrare nelle stanze della politica americana, di un paese dalle mille contraddizioni. E prima di farti ecco queste due domande, volevo veramente dirti che mi è emozionata, soprattutto nel momento in cui tu descrivi quello che è il nostro mestiere, che è quello di affrontare le notizie, raccontarle anche nel loro svolgimento, ed è la cosa forse più complicata di questo mondo, un po' come se Dante dicesse qui si parla la tua nobilitate, Valentina, in quel momento, ecco, ricevere tantissime informazioni da internet, riuscire a distinguere le informazioni vere da quelle non vere, perché poi ci sono anche degli scivoloni in cui spesso il giornalista si imbatte, e è una cosa veramente molto difficile, quindi è emozionante seguire minuto per minuto, come ha detto anche Tonino, il racconto che tu fai di questa giornata complicatissima. E poi ecco, come ha detto anche Anna, questo mettere in luce Trump attraverso la sua, il suo fantasma, un po' una figura che emerge, che poi Trump che irrompe sulla scena con queste parole, perché come tu dici è una guerra fatta di parole quella tra Biden e Trump, e delle parole molto diverse, perché poi c'è il silenzio di Biden e questa continua a parlare di Trump. E se veramente la parola è il primo atto della democrazia, di una democrazia, ci chiediamo se possiamo ancora guardare all'America come modello della democrazia compiuta. E sicuramente, non lo so, ecco, ci sono tantissime contraddizioni in tutto questo. Tra l'altro, ecco, Trump fa uso dei social, Twitter, che poi viene chiuso, e anche nel suo processo poi lui riuscirà poi a uscire vincitore, cioè ormai scagionato, proprio in virtù di quella libertà di parola che negli Stati Uniti corrisponde un po' al nostro articolo 21. E mi volevo soffermare appunto su questo,
E Trump ha causato, è stata un po' anche la causa, ha esacerbato un po' gli animi in quel giorno del 2021, in questo congresso che comunque, me lo ricordo da bambina, nonostante fossi molto piccola, è un palazzo monumentale bellissimo e fa quasi impressione, perché veramente è la patria, il tempio della democrazia. Bene, lui viene dichiarato innocente, nonostante non abbia fatto nulla quel giorno per poter frenare questa massa che, di persone che attacca con la democrazia, perché? Il processo è incostituzionale perché il funzionario non è più in carica, ma soprattutto il 45esimo presidente degli Stati Uniti ha già terminato il suo incarico e un processo contro di lui avviato ora è totalmente non conforme alla Costituzione. Ma c'è di più. La difesa si concentra anche sull'importanza della libertà di parola, perché non si può pensare che in questo paese si punisca una persona per un discorso politico. Ecco, quella stessa libertà di parola che è Truth, è il suo social, ecco, da a tutti, ecco, si definisce un po' un tempio della libertà di pensiero, nonostante non si possa contraddire Trump e nonostante non si possano scrivere caratteri maiuscoli, e soltanto lui può farlo, e ha potuto farlo su Twitter. Ecco, ti chiedo, quindi da una parte c'è un Trump che irrompe attraverso l'uso smodato anche di queste parole, dall'altra c'è un Biden silenzioso. Chi sarebbe Biden senza Trump oggi? Chi sarebbe Biden senza la guerra in Ucraina, che tra l'altro, come tu dici, non interessa più di tanto agli americani, che guardano più le loro tasche, cioè l'andamento della guerra poco conta forse, sono più interessati all'aumento del costo della benzina, insomma ci sono altre tematiche, la tematica dell'aborto, quindi chi sarebbe questo personaggio, al netto delle gaffe che poi compie con una certa frequenza, e senza questo senza Trump, ecco. E poi quanto diciamo i processi a carico di Trump possono influire, adesso abbiamo due date importanti, il 14 agosto e il marzo, quanto possono influire su questa guerra che lui sta combattendo per poi vincere le elezioni del 2024? E un'ultima cosa, tu parli anche del voto, abbiamo detto è un sistema molto farraginoso, molto complicato. A un certo punto tu dici che ci sono delle persone, ecco, non parliamo di persone, ci sono persone impossibilitate a votare perché parte di comunità svantaggiate e deboli. In che senso? Sicuramente è molto costoso anche votare in America, ma in che senso, ecco, queste persone hanno questa difficoltà a farlo? Parto dall'ultima domanda. Allora, per quanto riguarda il sistema elettorale americano, partiamo da un presupposto che non funziona come nel nostro paese della serie. Noi abbiamo la nostra cartella elettorale, abbiamo il nostro collegio, che per esempio io sono residente a Roma, il mio collegio è il primo, ho il seggio a 50 metri da casa. Negli Stati Uniti innanzitutto bisogna registrarsi, quindi scegliere proprio volontariamente di registrarsi e dire sì, vado a votare. Ma non è finita lì. Andare a votare poi significa anche farsi chilometri e chilometri per andare al seggio. Cioè ci sono delle distanze che per noi possono sembrare inconcepibili, ma è tutto vero, perché ci sono piccoli villaggi, se mai vi capiterà di fare dei viaggi negli stati più assurdi degli Stati Uniti, che non parliamo della California dello stato di New York, anche se la California ha delle distanze interessanti, soprattutto per quanto riguarda il deserto, però a me è capitato di fare un viaggio in Illinois, in Michigan, ci sono delle comunità e soprattutto si va a votare a novembre, quindi immaginatevi a novembre in Michigan, dove già arrivano metri e metri di neve, è impossibile per le persone prendere la macchina, perché neanche tutti hanno la macchina negli Stati Uniti. È per questo che io dico che è pieno di paradossi questo paese, perché le distanze non consentono a tutti di andare a votare. Per noi sembra una sciocchezza, ma vi assicuro che tante persone rinunciano al voto proprio per questo. Poi ci sono gli step successivi. Faccio l'esempio della Florida. Parliamo dello stato di Miami, una città di cui sentiamo un sacco parlare, perché comunque è una città dove ci sono anche tanti italiani, tantissimi. E il voto, ci sono nei collegi elettorali, nei seggi, c'è chi ai tempi delle elezioni di Al Gore, andiamo indietro di qualche anno sicuramente, 15-20 anni, io ero all'università, e mettevano i fagioli al posto delle crocette. Cioè, stiamo parlando del paese
di una delle democrazie più importanti al mondo. E quando mi raccontavano queste cose, io, il mio maestro di giornalismo che ha seguito per anni le elezioni americane, mi raccontava queste cose, ho detto: ma tu sei matto, ma è impossibile, stiamo parlando della Florida. No, no, tutto vero, avevano i fagioli al posto dei crocette perché non avevano le matite, oppure le macchinette che segnavano i voti, quelle tipo delle cucitrici, non funzionavano. Parliamo degli Stati Uniti. Quindi ci sono comunità svantaggiate che non sono neanche educate alla cultura del voto. E non parliamo solo, attenzione, del voto degli afroamericani, che sicuramente è un tema da tenere in considerazione. Avrete sicuramente sentito negli scorsi anni tutte le proteste che ci sono state anche della comunità afroamericana per le violenze della polizia. È un tema corrente e ricorrente di cui si sente parlare e che sarà anche tema della campagna elettorale. E ci sono anche comunità di persone della middle class, della classe media americana, che non ha i mezzi proprio fisicamente, come dicevamo, di andare a votare, oppure non è abbastanza istruita, perché l'istruzione non è garantita a tutti. L'università non è statale negli Stati Uniti, come noi possiamo avere delle ottime istituzioni universitarie anche con ottime borse di studio. Le possibilità ci sono per frequentare l'università. In America non è così. Parliamo anche di un paese dove la sanità non è pubblica e ci sono comunità veramente sacche di povertà, di persone che non si possono permettere l'assicurazione sanitaria. E questo è un tema, perché se io mi rompo un braccio vado in ospedale e mi mettono il gesso. Negli Stati Uniti no, perché se non hai l'assicurazione e non ti puoi pagare il gesso non lo mettono. E ritorniamo al discorso iniziale, è assurdo pensare che nel 2000-2023 si parli ancora di sanità pubblica o privata, cioè parliamo di beni essenziali per una società, questo è bene ricordarlo. E sembra tutto assurdo, per quello che io dico, io amo tantissimo gli Stati Uniti. Esatto, torniamo al discorso iniziale, perché insomma sono tematica importante. L'istruzione è la base di tutto, è la base di una società. Se non si dà, se non si garantisce l'istruzione ad una società, come si può garantire una classe politica pronta a guidare il paese? L'istruzione è la base di tutto, no? In ogni cosa. E questo è per rispondere a quest'ultima domanda. Per quanto riguarda invece la figura di Biden senza Trump, è un'ottima domanda, me lo sono chiesta anch'io, perché io credo che Joe Biden senza Donald Trump non sarebbe il Joe Biden di adesso, nel senso che Donald Trump nel bene o nel male ci ha fatto parlare tanto di Stati Uniti e continua a garantirci la notizia. Parliamo da un punto di vista proprio giornalistico, Donald Trump ci regala grandi gioie, nel senso, attenzione, da un punto di vista di giornalistico, da cronista, vi posso dire che Donald Trump ci dà la notizia ogni giorno, non c'è mai un momento di pausa, mai un momento di noia. E per chi fa questo lavoro vi assicuro che è molto importante, perché ti permette di continuare a raccontare e tenere viva l'attenzione su un tema come gli Stati Uniti, anche quando magari non ci sono grosse notizie. Joe Biden arriva da 8 anni di vicepresidenza con Barack Obama, con un presidente che è stato molto popolare, molto amato, soprattutto per i primi 4 anni, perché i successivi 4, diciamo che Barack Obama ha vissuto un po' di quello che aveva creato nel suo primo mandato. E diciamo che ha provocato più di qualche mal di pancia nei secondi 4 anni, diciamo, di presidenza. Però Joe Biden arriva alla Casa Bianca anziano, non sempre lucido, con degli ottimi collaboratori, sceglie però una vicepresidente donna per poter dire: sono il primo presidente ad avere una prima vicepresidente donna. Sicuramente importante, ma diciamo che Donald Trump l'ha aiutato molto. Probabilmente se non ci fosse stato Donald Trump o un altro candidato al posto suo, un altro ex presidente repubblicano al posto suo, Donald Trump adesso sarebbe un presidente americano medio. In vista poi di quello che sarà l'anno prossimo,
la guerra in Ucraina è un tema, giustamente dicevi, che interessa poco gli americani, o perlomeno interessa gli americani quando tocca le tasche degli americani. Quindi se la guerra in Ucraina costa all'America tanti soldi, perché comunque il governo americano ha deciso dal giorno zero di sostenere il governo di Volodymyr Zelensky, l'americano si arrabbia perché dice: mi aumenti il prezzo della benzina, allora io non voglio che tu sostenga più gli ucraini. Quindi diciamo che interessa fino a un certo punto, però l'Ucraina è vista lontana, quindi ci si chiede perché continuare a sostenerla. Infatti è stato un tema della campagna elettorale per il metà mandato, quindi le elezioni di midterm elections, perché quello che era il portavoce del Partito Repubblicano alla Camera, che adesso è lo speaker, Kevin McCarthy, ha detto: se noi vinciamo finiranno gli assegni in bianco all'Ucraina. Ecco, questo non è propriamente accaduto, però essendo poi i repubblicani risultati, diciamo, vincitori delle elezioni di metà mandato, ma è una cosa che accade sempre, perché solitamente quando ci sono queste elezioni a metà mandato, appunto, il presidente in carica perde sempre un po' di appeal, un po' di numeri, quindi è una cosa abbastanza fisiologica, insomma non è manco una notizia, come diciamo, da un punto di vista giornalistico. Con i repubblicani che hanno preso la Camera, adesso i negoziati sono un po' più duri per Joe Biden per quanto riguarda l'Ucraina, però il sostegno economico c'è sempre. Poi non so se ho risposto a tutto. Ah, ok. Risentiamo Anna. Velocissimamente un passaggio sulle figure delle femminili. Perché tu ti dedichi anche alle donne di Donald Trump, che figurarsi se una non bastava, cioè sono le figlie, Ivanka, Kellyanne e poi Kimberly, e poi chiaramente c'è questa figura di Kamala Harris che richiamavi proprio poco fa, quindi questo primato che in qualche modo si cuce addosso Biden. E, diciamo che nella storia anche recente presidenziale americana, io ricordo anche Condoleezza Rice in passato, insomma ci sono delle donne che sono state molto determinanti e determinate. Ecco, volevo da te un punto di vista su questo, cioè è davvero così, almeno questo? Allora, vorrei dire una cosa su Kamala Harris. Io ero innamorata pazza di lei, veramente, perché a parte che è californiana, quindi diciamo che sono un po' di parte. È una grande appassionata di basket, quindi un altro punto a suo favore. Poi però, quando ho iniziato a studiare un po' la sua storia, ho iniziato ad avere qualche punto di domanda. Vi spiego perché. Allora, innanzitutto, forse qualcuno di voi ricorderà il suo discorso nel momento in cui è stata eletta ufficialmente vicepresidente. Lei ha detto: sono la prima, ma non sarò l'ultima. Discorso bellissimo, sulla carta meraviglioso. Però Kamala Harris non arriva dal nulla. Kamala Harris arriva da due genitori che hanno studiato a Berkeley, che è una delle università statali sicuramente, che comunque statale non è, perché si chiama statale, ma non è. Ed è una delle università californiane più importanti, dove si formano veramente premi Pulitzer, premi Nobel, e i genitori hanno studiato lì e poi sono diventati poi docenti universitari molto importanti. Kamala Harris ha studiato nelle migliori università americane, quindi non arriva dal nulla. Mi piace pensare che lei possa essere un modello per tante ragazze di colore, però togliamo un po' di magia, cerchiamo di essere concreti. Una ragazza che arriva da una famiglia media americana riuscirà mai a diventare vicepresidente americana? Per diventare vicepresidente bisogna fare tante cose, bisogna studiare nelle migliori università, e non basta quello, perché bisogna superare, entrare nella soglia più importante. Anch'io quando studiavo in California dovevo stare attenta prendere determinati voti, perché dovevo entrare nel percentile particolare che mi garantiva poi eventualmente l'accesso a corsi più importanti. È una competizione continua, quindi io ripeto, ero partita innamorata pazza di Kamala Harris. Poi i primi due mesi sono stati una sorta di luna di miele con il popolo americano, poi le hanno affidato un dossier spinosissimo, l'immigrazione clandestina negli Stati Uniti, che come la lobby delle armi è uno dei dossier più difficili da abbattere nel
paese, in un paese dove l'immigrazione clandestina è continua e costante. Addirittura Donald Trump si era inventato il muro, ma non è quella la soluzione, insomma. Kamala Harris le hanno affidato questo dossier e ha fallito miseramente, perché è inutile che ci giriamo intorno, non è riuscita a trovare una soluzione, non che fosse immediata una soluzione, perché è un processo molto difficile e lungo e costante. Però tra i suoi primi viaggi all'estero, proprio nel ruolo di vicepresidente, lei è andata nel Triangolo, Guatemala, Messico, e la prima cosa che ha detto è stata: non venite negli Stati Uniti. Ha detto: don't come, non venite. E non è questo probabilmente quello che ci si attende da una vicepresidente che ha un dossier, che è donna e che si è comunque presentata con determinate parole. E, ripeto, io ero partita innamorata pazza di Kamala Harris, e poi diciamo che questa luna di miele anche nei miei confronti si è un po' affievolita. Tra l'altro è molto bello come la descrivi, perché spesso Valentina inserisce nel suo libro delle note di colore, e il fatto che le piaccia cucinare, insomma, quindi è anche molto interessante da questo punto di vista scoprire delle persone che sono così tanto lontane da noi, ma che hanno anche loro dei bisogni e delle esigenze. Ecco, un'altra cosa, un'altra domanda che volevo farti, torno a Biden. E tu dici che diciamo che fare errori in questo momento potrebbe comportare delle conseguenze. Quale errore non dovrebbe assolutamente fare, e cosa invece potrebbe catturare un po' l'attenzione del popolo americano e far sì, insomma, che supporti e sostenga Biden? Allora, l'errore che non dovrebbe fare è di non dedicare la sua attenzione alla politica interna, nel senso, non ricordare a tutti che c'è prima l'America. Perché Donald Trump piaceva tanto? Perché continuava a ripetere sempre America first, prima l'America. Quindi credo che dovrebbe concentrarsi di più. E un errore che non deve fare è appunto non concentrarsi sulla politica interna, sull'obiettivo numero uno, dare le risposte che gli americani richiedono da tempo. E non è facile. Poi io credo che Joe Biden dovrebbe dimostrarsi e farsi vedere di più per quello che è, non nascondersi dietro una patina di uomo forte, duro, che non è, perché lo vediamo, fa gaffe. E le gaffe, più che dire è un presidente anziano, lo fanno risultare quasi poco credibile. Esattamente. Quindi io credo che mettersi a nudo nelle difficoltà, soprattutto davanti a un popolo americano che premia l'essere sincero, l'essere diretto, credo che questo potrebbe aiutare moltissimo Joe Biden, se si dimostrasse di più per quello che è, se dicesse: per questo tipo di temi mi faccio aiutare dal mio consigliere. Politica, parliamo di guerra in Ucraina, tema corrente. Quindi, oppure scegliesse di farsi da parte, probabilmente, se riconosce di non essere in grado di poter guidare il paese per altri 4 anni. Questo sicuramente gli darebbe più fiducia e anche più sostegno da parte degli americani. Questa è un'opinione che personale, insomma. Grazie. Allora aggiungo io una domanda. Ormai si delinea nuovamente questo scontro, visto che Trump non rinuncerà a candidarsi nonostante i processi e il rischio di un altro impeachment. Ricordiamo che dal primo impeachment è stato assolto. Del resto lui, nel momento in cui che non accettava il verdetto e che le elezioni gli erano state rubate, nel lasciare la Casa Bianca scrisse un messaggio: torneremo. E quindi, secondo te, ci sarà un remake nel 2024? E quanto potrà pesare non tanto la guerra in Ucraina, che pure noi sentiamo più vicina, quanto potrà pesare l'ipotesi di allargamento della NATO, dell'alleanza atlantica, della quale si discute in queste ore? Proprio domani a Vilnius in Lituania ci sarà un nuovo vertice. Allora, così mi riallaccio anche alla domanda che mi avevi fatto, a cui non ho risposto, in vista degli appuntamenti processuali di Donald Trump, mi ero dimenticata. Voglio aggiungere una cosa: proprio perché non accettava il verdetto,
Trump non partecipò alla cerimonia di proclamazione del suo successore. Questo per la prima volta proprio, è così. Sì, lui ha detto, quando se n'è andato, ha detto we will be back in some form, in qualche modo torniamo. Infatti la promessa l'ha mantenuta, è un uomo di parola anche su questo, insomma ha detto noi, io vi avevo detto che sarei tornato, infatti è tornato. Allora, un'altra, appunto, per quanto riguarda Donald Trump, remake 2024, allo stato attuale è tutto possibile, nel senso che anche i procedimenti a cui i processi a cui è sottoposto Donald Trump allo stato attuale non gli impediscono di ricandidarsi. Bisogna vedere quali sono gli esiti di questi processi. Però il sistema elettorale americano permette comunque a un candidato con tutte le caratteristiche come Donald Trump di ricandidarsi qualora insomma abbia tutte le carte in regola, nel senso da un punto di vista di campagna elettorale, quindi ritorniamo al discorso iniziale, i soldi, quindi una campagna finanziata adeguatamente su cui Donald Trump non ha alcun problema allo stato attuale. Quindi ad oggi io mi sento di dire che c'è un'altissima probabilità che il remake della scorsa elezione ci sia, e quindi un Donald Trump contro Joe Biden. I candidati repubblicani che si sono già affacciati, che hanno ufficializzato la loro disponibilità, diciamo, ad essere i candidati repubblicani, stanno facendo la loro campagna elettorale. Il più interessante è Ron DeSantis, che comunque quando ha annunciato la candidatura già Donald Trump gli ha trovato il soprannome, perché ha iniziato a minacciarlo, a dire guarda che se ti candidi io dico delle cose che neanche tua moglie sa, quindi insomma si conoscono da tempo loro, lo stesso Ron DeSantis ha sostenuto in più occasioni Donald Trump e viceversa, quindi sono due figure che si conoscono. Ron DeSantis è tra l'altro un candidato molto giovane, classe 1978, quindi giovane, ha studiato a Yale, una delle università private più importanti degli Stati Uniti, è un governatore della Florida che alle scorse elezioni insomma è stato confermato con una quantità di voti veramente importante. Ron DeSantis peraltro sembra un candidato, dicono tutti che l'Economist l'ha definito il Donald Trump con il cervello, oppure il questa è la stampa americana che insomma ha scelto questa definizione per Ron DeSantis, e un candidato che sembra essere una sorta di Donald Trump moderato, però vi assicuro che come guida la Florida è tutt'altro che moderato, insomma è comunque molto 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 conservatore nelle sue scelte. Ron DeSantis sembra avere un discreto sostegno, ma probabilmente non sembra abbastanza forte per poter vincere, perché comunque poi ci sono i dibattiti. Donald Trump ha già detto che il primo dibattito non lo vuole fare con gli altri candidati, perché ce ne sono altri, perché ha detto no, io ho la stampa ostile, un altro modo per far parlare di sé, perché Donald Trump è un mago della comunicazione, comunque sa come muoversi, un uomo di televisione, sa come concentrarsi, cosa dire, come muoversi, quindi è tutto ben studiato. E secondo me sarà molto interessante vedere da adesso, da agosto di quest'anno fino all'anno prossimo, cosa accadrà, però allo stato attuale c'è un buon 90% che sarà Biden. Come sa il Presidente, io evito sempre di, diciamo, prendere la parola per non rubare tempo agli interventori e agli ospiti, ma siccome questo tema è un tema che mi appassiona, l'ho studiato e anch'io il primo martedì di novembre di ogni 4 anni sono incollato o davanti alla Maratona Mentana o davanti a, diciamo, siti e canali che trasmettono elezioni, ti faccio questa domanda provocazione. Studiando un po' il meccanismo, perché mi ha sollecitato anche Anna Foti nella domanda di prima, ma siamo sicuri che gli Stati Uniti siano una democrazia? Studiando un po' il meccanismo elettorale americano, ho avuto la sensazione che il sistema italiano, spesso
vituperato, spesso aggredito, spesso spiattellato in televisione, sulla stampa come il peggiore sistema europeo e mondiale, in realtà non sia poi così male. E ne sono profondamente convinto, volevo diciamo chiedere a te anche se questa sensazione l'hai percepita. E perché? Perché ricordo la campagna elettorale Al Gore-Bush 2008, l'ha accennato prima la nostra ospite, lì questa campagna elettorale, lo stato della Florida fu lo stato chiave, poiché proprio perché lì il sistema dei grandi elettori che corrispondono in un tal numero per ogni stato, in Florida sono un numero abbastanza elevato, in base a quanti voti si prende in quello stato, questi grandi elettori si spostano su un candidato o su un altro. Lì per pochi voti contati da macchine elettroniche che bucavano delle schede elettorali con dei coriandoli a cui rispondeva diciamo il candidato, che si denominavano Chads proprio in inglese, sembrava che insomma queste macchine elettorali elettroniche fossero rotte o comunque non fossero funzionanti. E il caso andò davanti alla Corte Suprema che si spaccò 5 voti a 4 e mi ricordo che Bill Clinton disse: nessuno saprà mai chi ha veramente vinto queste elezioni. Ecco, ora in Italia si parlava prima di Trump che è spesso stato accostato a Berlusconi, ma se Berlusconi avesse mai pronunciato una frase del genere probabilmente sarebbe scoppiato. Comunque non l'ha mai pronunciata, e non solo non l'ha mai pronunciata, non ha mai contestato le elezioni perse anche contro Prodi, per esempio nel 2006, cosa che Trump sistematicamente ha fatto sia nelle midterm election che nelle elezioni contro Biden. Quindi la domanda è quella che appunto ti ponevo, ho cercato di condirla con qualche riflessione, non aggiungo il potere dei soldi in America, non aggiungo il potere delle dinastie, Clinton, Biden, Bush, cioè più che Biden, Bush. Però ecco, la domanda che ti pongo è questa: anche tu hai avuto questa sensazione che alla fine dei conti non siamo messi poi così male se ci compariamo anche e se ci paragoniamo con gli Stati Uniti? Assolutamente, nel senso che il nostro paese, che spesso viene bistrattato, comunque ha delle basi ben più solide di tante altre democrazie. Io riparto sempre dal tema dell'educazione. L'educazione comunque è garantita nel nostro paese, con tutte le difficoltà del caso. Sicuramente la sanità è garantita, poi ci sono si apre il vaso di Pandora probabilmente, però in qualsiasi ospedale, se appunto io mi rompo un dito, il gesso me lo mettono, non mi guardano la carta di credito prima di curarmi. Ecco, questo è, credo sia importante per un paese. E al nostro paese mancano tante altre cose, certo, questo sì, ma non sono impossibili da raggiungere. Io sono, per quanto io ami gli Stati Uniti, io sono italianissima e sono orgogliosissima di essere italiana, anche perché il nostro paese ha tante cose che non vengono raccontate. Io vedo il sud di questo paese soprattutto che ha una potenzialità immensa e che non viene sfruttata in maniera giusta e adeguata, quindi insomma credo che non siamo messi effettivamente così male come ci descrivono, anzi. Io mi sono posto anche altri tipi di problemi che sono propri della società americana. Proprio in queste ore, per esempio, si è deciso l'invio delle bombe a grappolo nella contesa, guerra tra Ucraina e la Russia. Ma non è solo questo uno dei problemi. Diciamo, io penso per esempio che gli Stati Uniti non hanno mai aderito al trattato contro le mine antiuomo. Hanno, a parte la pena di morte, l'aborto illegale, eccetera, eccetera, c'è anche un altro aspetto che dal punto di vista umanitario mi colpisce moltissimo, quello di non partecipare al trattato che consente alle case farmaceutiche di aiutare i popoli che sono in difficoltà, come quelli dell'Africa, per esempio, cioè con l'invio di medicine e queste cose mi fanno apparire un paese un po' duro, rozzo, non lo so come chiamarlo,
dal punto di vista umanitario. Si vedono tante luci splendide, tanti aspetti molto positivi, e però poi ci sono questi atteggiamenti che francamente diventano incomprensibili. Cioè, e pensi che c'è una società dove c'è una civiltà che non è proprio cresciuta al meglio ancora. No, assolutamente. A tal proposito mi allaccio a questo discorso. Io mi ricorderò sempre che quando vivevo a Washington, in quel periodo appunto frequentavo sia dei corsi all'università che lavoravo in questo istituto di ricerca, dove all'epoca si creavano tutte le politiche di George W. Bush, perché era il secondo mandato repubblicano e io ero nel posto dove fisicamente lavoravano tutte le persone che lavoravano poi al governo. Quindi era un punto di vista privilegiatissimo ed ero l'unica italiana. E mi ricordo che all'università io avevo questa professoressa, era un'ex ambasciatrice, Barbara Bodin, che pensate è stata l'ultima americana a lasciare l'Iraq durante la prima guerra del Golfo. E mi guardava anche abbastanza, non dico incagnesco, perché ero donna, ero italiana, ero l'unica italiana europea, quindi figuriamoci, diceva, da questa da dove arriva, no? Poi io sono una persona, non dico competitiva, però se tu mi guardi così, io ti faccio vedere chi sono, cioè io sono italiana, quindi ti faccio vedere perché io posso stare tranquillamente in mezzo ad altri 20 americani che non hanno niente di meno e niente di più rispetto a me, anzi. Io ho fatto questa domanda e gli ho detto, ma perché l'America va in Iraq e l'America non va in Africa? E la sua risposta sapete qual è stata? We can't go anywhere, non possiamo andare dappertutto. Ho detto ok, però ho detto, voi vi siete inventati la frase spread democracy, ovvero diffondere la democrazia, perché all'epoca erano quelle frasi che venivano coniate proprio dal governo Bush. Vi ricorderete probabilmente anche la frase stati canaglia, rogue states, sono che venivano identificati appunto i paesi che facevano del male, no, all'America, alla democrazia. E questa secondo me è una risposta che risponde a sua volta a questo interrogativo, no? Non possiamo andare dappertutto, andiamo dove ci pare, attenzione, dove abbiamo un profitto. È un dato di fatto, non è una critica. Io quando ho ricevuto questa risposta mi sono fermata un attimo, anche perché poi lei mi continuava a dire che l'America non è per tutti, no? Cioè, America is not for everybody. Dicevo, ok, però ho detto, io ci sono arrivata qua da sola. Ho detto, nel senso, ho vinto una borsa di studio per studiare negli Stati Uniti, quindi evidentemente scema non sono. Lo pensavo dentro di me, ma lo volevo dimostrare anche a questa ambasciatrice. E nel corso degli anni poi ho capito il significato della sua frase. L'America non è per tutti, è vero, è verissimo, perché ci devi stare in un paese del genere. Però allo stesso tempo dico che l'America, come lei mi ha detto, non può andare dappertutto. Adesso, a distanza di anni, capisco il significato anche di quella frase. Un'altra delle domande che mi sono posto, pur guardando con simpatia America, anch'io sono molto interessato a capire, però ci sono delle organizzazioni mondiali che quasi sempre sono a guida americana o dei paesi collegati. Penso per esempio a quell'organizzazione mondiale che si occupa del commercio. Allora, è un'organizzazione della quale fanno parte solo paesi elitari, governano il commercio mondiale, però i paesi più poveri sono esclusi di fatto. Cosa accade? Accade che in alcune realtà, per esempio la Nigeria, ci sono delle grandi risorse petrolifere, lì l'America ha interesse ad andare, ovviamente. La foce del Niger è stata utilizzata
per lunghissimi anni, decenni, per prelevare il petrolio. Il problema è che di quei territori si fa una devastazione infinita. Si prende la materia prima e poi non si dà nulla e si lasciano luoghi completamente devastati, paesi fortemente indebitati che sono costretti a richiedere prestiti continuamente alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale. Questi prestiti non riescono poi a restituirli perché sono poveri. E accade che per pagare in qualche modo si facciano opzionare le risorse più importanti di cui dispongono, cioè sono paesi che prima vengono espropriati in qualche modo e poi vengono addirittura impoveriti con questa nuova fase. Per esempio la Nigeria ha dovuto farsi opzionare il bestiame, che è uno dei più importanti del mondo. Bene, di tutto il bestiame non può disporre. Perché? Perché ha dovuto darlo in sostanza come garanzia per il recupero dei prestiti che aveva ricevuto. E così è accaduto al Brasile, che è diventato il granaio dell'America, perché non è riuscito a pagare i suoi prestiti. Dunque, voglio dire, accade che ci siano delle organizzazioni che per certi versi sembrano dare una mano d'aiuto a qualcuno, ma di fatto li impoveriscono sempre a favore dei più forti. Questo è un dato molto, cioè una sorta di privatizzazione del mondo, accade, del mondo intero. E quando parliamo di privatizzazione, ovviamente parliamo di aree che ci riguardano e di paesi che ci riguardano molto più da vicino di quanto si possa immaginare. Non so se hai qualcosa da dire su questo. Ma no, su questo non niente da aggiungere, nel senso che è un tema di cui non sono particolarmente ferrata, ecco, su cui non sono ferrata, però non mi stupisce, ecco, che... Sì, sì. Ci sono domande dal pubblico? Ecco, prego. Domenico Suraggio. Buonasera, Domenico Suraggi di citynow.it. Volevo domandare alla collega, praticamente questa disamina importante degli Stati Uniti, in fondo cosa ci è rimasto? Sono sicuro c'è ancora qualcosa da cui appunto attingere al modello americano. Ovviamente in questa analisi si è un po' demolito quello che è stato il sogno americano. Secondo lei, secondo te, è un'esigenza di dimostrarsi forti con l'essere, poi in effetti all'interno cosa sta succedendo? C'è stata una miglioria sociale, economica, e magari c'è questa esigenza di esibirsi in modo, anche per quello che si è subito negli anni, in maniera più forte, oppure all'interno cosa accade e se c'è stata una miglioria e cosa in effetti possiamo ancora imparare e cosa ha da insegnarci il modello americano. Grazie. Allora, a parte che come diceva Tonino prima, al termine del libro c'è il mio motto, che è hold on tight to your dreams, ovvero tieniti stretto i tuoi sogni. Quindi io voglio credere che il sogno americano ci sia ancora, quindi non toglieteci i sogni, insomma, sarà perché ho fatto dei sogni proprio il mio cardine nella mia vita, quindi, e di sogni ne ho ancora tanti, mica li ho realizzati tutti, la vita è lunga. No, non si smette mai di sognare, soprattutto di lottare per difendere e realizzare i propri sogni.
quindi mi piace pensare che il sogno americano non si sia spento, ma si sia solo ridimensionato. Credo che ci sia ancora spazio per poter attingere da un paese come questo, che nel bene o nel male comunque ci ha sempre regalato spunti anche per rivalutare il nostro di paese. Si parlava prima di alcuni temi spinosi, parliamo dell'aborto, che negli Stati Uniti in alcuni stati è illegale, cosa che nel 2023 non dovrebbe essere. Poi ognuno di noi sceglie di fare o meno uso di questo strumento, però non sta a noi giudicare e dire giusto o sbagliato, ognuno è libero di prendere una propria posizione. Quindi io credo che dagli Stati Uniti, ecco, il sogno americano non è sicuramente quello che veniva raccontato 40 anni fa, questo è abbastanza palese, però credo che sia un paese da cui possiamo ancora attingere qualcosa, ovvero il fatto di poter credere nei propri pochi mezzi per poter creare qualcosa, perché questa cultura del dire se ce la fai a New York ce la puoi fare dappertutto è vero, perché se sopravvivi in una giungla come la città di New York, a livello culturale, a livello lavorativo, a livello caratteriale, veramente ce la può fare. Quindi io credo che l'America per crescere come individui, come lavoratori, come professionisti ci possa ancora insegnare qualcosa. E poi ciascuno di noi credo che debba cogliere da ogni paese il meglio, no? Dal nostro sicuramente c'è molto da imparare, dalla nostra Italia, seppur un pochino acciaccata, c'è molto da tenersi stretto. Io per come conosco l'America, per come l'ho vissuta, sicuramente io ho dei bellissimi ricordi e ne creerò ancora tantissimi legati all'America, me li tengo stretta perché so che mi hanno formata nel bene o nel male, e quindi credo che ciascuno di noi, se avrà la fortuna di passare del tempo negli Stati Uniti, di confrontarsi con la cultura americana, potrà rafforzarsi e aggiungere un tassello in più alla propria vita. Tutto qua. Grazie. Non so se ci sono altre domande. Se non ci sono altre domande, vogliamo concludere? C'è il gagliardetto che deve consegnare. Ecco, il gagliardetto che deve consegnare Irene Pignata. Volevo ricordarvi che in fondo il nostro Fabio ha organizzato con la libreria Ave lo stand per i libri di Valentina Clemente, e volevo anche ricordarvi che lunedì prossimo avremo nostro ospite Roberto Napoletano, che arriva, è direttore, come sapete, dell'Altra Voce dell'Italia, lo è stato del Sole 24 Ore, e in ogni caso arriva con il suo ultimo libro, Ricatti e Riscatti, che parla della storia del nostro paese, la più recente naturalmente. Sarà molto interessante, un dibattito vivo come è vivo lui, e molto acceso anche, ma è stato bellissimo anche stasera, Valentina, conoscere un po' di più dell'America, della sua storia, della sua leadership, delle battaglie prossime che ci saranno nel 2024. È un paese che sempre ci tiene sui carboni accesi, però i prossimi viaggi naturalmente che farai per ascoltare, per conoscere un po' di più. Grazie a tutti voi per la presenza.